Buongiorno a tutti. Primo mi preparo con voi dell'anno. Sto male, cioè ho ancora residui di influenza. Vi piacciono le mie nocchette qua, no? I fiorellini che su. Mi aiutavano un attimino a togliere questi capelli davanti agli occhi. Allora, oggi vi faccio vedere un trucco che ho fatto un po' di tempo fa e che tenevo durante il video dei regali di Natale, quelli che magari io vi davo, che sto dicendo. Sì, i regali, quelli che io vi consigliavo di fare. Vi è piaciuto tanto e ho detto perché no, è un trucco che a me piace molto, poi specialmente sugli occhi castani, è un trucco che mi piace, quindi ho detto perché no, non riprodurlo. È sera, quindi diciamo che non sto molto bene, quindi non mi va di impastocchiarmi troppo il viso, quindi utilizzo la CC Cream di Sobioetic. Lo stendo con questo pennello che io ho acquistato da Wish, però me lo sono fatto mandare sempre da quel sito cinese che mi ha mandato un casino di roba. Io vi metto il link nell'info box, anche se vi dico che il prezzo di Wish era di meno rispetto al sito questo qui cinese, quindi vai a andare lì. Allora, chi mi segue sa benissimo che l'ho scritto su Facebook che io Natale l'ho passata nel letto, cioè la vigilia di Natale sono stata nel letto. Il giorno di Natale ho avuto un collasso e sono andata all'ospedale, quindi vengo da una settimana infernale. Tra l'altro, vabbè, non è ancora finito l'anno, però caricherò il video i primi dell'anno. Marco lunedì prossimo parte, quindi sto veramente in crisi di panico perché sapete quando c'è una data che vorreste non arrivasse mai? Ecco, e quindi quella lì che sta arrivando sempre più velocemente, non me ne ero accorta. Utilizzo il correttore cancello occhiali di Maybelline. Bello questo correttore. Adesso vado ad applicare una cipria che ve l'ho fatta vedere già nell'ultimo video, quello di Capodanno, che vi è piaciuto tanto. Anche a me è piaciuto tanto come video. A dire la verità non mi aspettavo che vi piacesse così tanto. Comunque vado ad applicare questa cipria qui che è la 102 Defense Color Soft Touch di Bioniche Miele, che è veramente molto leggera, soffice. Mi piacciono un sacco le basi di Bioniche. Vado ad applicare il numero 6, questo bronzer nuovo di Kiko, che ve l'ho già fatto vedere, l'ho inserito in alcuni top. Anzi, a proposito, parlo con una sola persona, ottimo. Fatemi sapere se volete il video dei top flop, diciamo, di tutto l'anno. Non so se può essere un po' noioso come video, eh. Questo è un bronzer caldo, è una cosa che non è che mi piace molto fare, sapete che io contouring si fa con i colori freddi, quindi è così. Però diciamo che mi piace quando sono un po' palliduccia, quando sono un po' stanca. E poi vado ad applicare Crudelia di Moolak, che è questo blush più forte, quindi dosatelo poco poco alla volta. Vi confesso che io lo utilizzo veramente poco, perché ho sempre paura di metterne troppo. Però per questo look volevo metterlo perché vedrete che i colori sono freddi, quindi non voglio un blush caldo. E ultimamente mi sono resa conto di avere la malattia del pesca, cioè tutti i miei blush, almeno quelli personali, sono pesca. Non avendo preso l'illuminante, vado ad utilizzare un ombretto dalla palette taupe di Zoeva ed utilizzo il 129 sempre di Zoeva, che è questo bellissimo pennello. Sto utilizzando questo è uno degli illuminanti che veramente mi piace di più in assoluto che ho, perché vedete che effetto, cioè questo lo uso per gli occhi solitamente, però no, un effetto tridimensionale però molto elegante, soffice, cioè le labbra devastate, molto secche. Vado a stendere questo ombretto verde che è bellissimo, solo che per i miei occhi diciamo che non lo utilizzerei mai. È Aurora di Nabla, uno dei miei colori preferiti, però ovviamente su verde muore, quindi sta benissimo sugli occhi nocciola. Però ovviamente dove c'è gusto non c'è perdenza, quindi se vi piace. Io diciamo che l'ho adattato comunque un po' ai miei occhi, quindi ci ho aggiunto un po' di viola.
Dopodiché prendo Pegasus, questo ombretto sempre di Nabla, multiriflettente, che alla fine è un illuminante. Lo vado a stendere in questa parte qui, mi stava cadendo di mano. È un punto luce stratificabile, vuol dire che più ne mettete più diventa glow. Dopodiché vado a prendere due pennelli. Questo qui che è angolato ed è Bdellium, la marca 765, che è uno dei miei pennelli preferiti da applicazione nella piega. E questo qui che è da sfumatura, questo è Sedona Lace. Con uno applico il colore che adesso vi faccio vedere, con l'altro sfumo. Se fate in questo modo la sfumatura vi viene proprio naturale. Come potete vedere questa palette è iper mega forte, molto pigmentata. Questa è la Sugar Pill. Il colore viola è il Poison Plum. Cosa faccio? Prendo un pizzico di questo viola e lo vado ad applicare nella piega. Vedete, in questo modo. Adesso prendo il pennello alla sfumatura e me lo sfumo andando avanti e indietro. Ok, sfumato troppo, ne prendo ancora. Questa diciamo che è la tecnica tra virgolette delle sfumature, è una cosa che molto spesso, cioè, si fa in maniera ovvia, no? A volte non lo spiego nemmeno, però mi avete scritto sotto a qualche video come si fa e diciamo che è così. Ok, sempre da questa palette prendo adesso un pizzico col pennello a sfumatura di arancio e lo applico proprio sopra alla sfumatura. Questo è quello, è l'effetto che voglio dare. E adesso vi faccio vedere questo qui, che è un eyeliner pastello, viola, così, è molto molto bello, di Lime Crime, questa azienda americana che io ho acquistato col Black Friday. A proposito di Black Friday, penso mi abbiano bloccato in dogana un pacco, sempre proveniente dall'America, quindi aspettiamo sta cavolo di lettera. Era solo cosa che avevo messo in conto comunque, vabbè. Quindi è un colore pieno, quindi vedete che il tratto è molto molto bello. Ok, vado con la matita nera e la applico proprio leggermente tra le ciglia inferiori. Abbondante mascara. Con la matita per le sopracciglia di Anastasia Beverly Hills, la medium brown. Allora, nel video precedente, invece di questa eyeliner viola, io avevo messo questa matita viola di Wycon che mi piace da morire, che è la 07. Vedete che è proprio viola, ok? Però volevo testare con voi questo eyeliner che non avevo ancora messo ed è molto bello perché è molto strong. Si vede proprio tanto perché è tipo un pastello, infatti l'ho preso anche verde, acido e bianco. Sulle labbra voglio andare molto naturale, anche se ci starebbe un rossetto viola forte. Voglio andare naturale perché ce l'ho comunque tutte scassate, scusate il termine napoletaneggiante, ma so zicca perché ce l'ho tutte spaccate ed sono 10 giorni che le ho così e non riescono a sanarsi. Metto la matita Nine Spice di MAC, che è una delle mie matite nude preferite, e vado ad aggiustare questo schifo di labbro che è asimmetrico e brutto. Oddio, sto per lacrimare perché mi sta per uscire uno sternuto. E applico Rock and Nude, sempre di Nabla. Non sono video sponsor Nabla, fidatevi, però mi piacciono tanto i loro prodotti, quindi voglio anche farveli vedere perché essendo un sito che si può acquistare specialmente online, credo che siano cose un po' più utili. Comunque, questo rossetto qui è un nude tendente più al grigio. Non amo molto i nude io, solo che questo qui mi piace tantissimo, ma lo sfumo bene con questa matita che è un carne più caldo. Insomma, si secca, diventa opaco, ci vuole un po' più di tempo per far sì che si secchi completamente. Comunque togliamo sto schifo di mollettine. Allora, una cosa che mi avete chiesto in molte, non in tante, in molte: perché non faccio vedere i miei outfit? Perché io sono casual, cioè io non mi vesto chissà come,
in maniera particolare, e in tutto ciò non mi piace il mio fisico, quindi get ready with me, ma specialmente trucco capelli, vabbè, di maglia ho messo una magliettina semplice, questa qui l'ho presa a Stradivarius, insomma non sono molto molto fashion da quel punto di vista, quindi non chiedetemi l'outfit, vi prego. Mi sento bruttissima quando mi faccio le foto per intero, mi sento orribile, devo dimagrire. Io sono proprio così, sono come non una mongolfiera, una fisarmonica, no, non una fisarmonica. Sono come quello strumento musicale che si gonfia e diventa piccolo, di ho un lapsus. Insomma, io spero che questo look vi piaccia e ci vediamo al prossimo video, spero prossimamente. E vi mando un bacione e alla prossima.